14 giorni, diciamo, è tradizionalmente un po' la durata della vacanza italiana, che diventa però una forma di reclusione e di incubo. Come è partito questo racconto? Questo racconto è partito dalla reclusione, quella che abbiamo sperimentato tutti nel periodo del primo lockdown. E dalla reclusione e dall'impossibilità di vedersi, che per me e la mia cosceneggiatrice Monica, avendo un rapporto praticamente quotidiano di creazione e di confronto, è stato un po' traumatico, perché poi in fondo tutti e due, che siamo in due relazioni lunghe, a casa avevamo, era proprio la reciproca possibilità di scrivere insieme. E quindi cominciamo a fare lunghissime telefonate interrogandoci su come si poteva raccontare questo tempo, appunto, che significato dare a queste due settimane, da chi potevano essere vissute queste due settimane in una maniera che ci permettesse di fare un racconto che ci interessava. A noi interessava molto parlare di amore, di intimità, di persone che stanno insieme a lungo, che si conoscono così bene che sanno come ferirsi e che hanno costruito questa intimità così gravosa che toglie tanto il rapporto e però è qualcosa che dà anche una confidenza, no? Abbatte gli schemi. Cioè, quindi ci è venuta in mente l'idea di scrivere, di mettere in questo meccanismo orologia le due settimane, di farle invece che due settimane di quarantena preoccupati per la pandemia o di due settimane di vacanza, due settimane di quello che apparentemente è un gioco al massacro, tra una coppia, fra i due componenti di una coppia che si sta lasciando, ma poi diventa, grazie alla potenza del dialogo, cioè la forza del dialogo inteso proprio come possibilità di confronto, diventa un'occasione di crescita, perché loro scoprono, si dicono cose che non si sono mai detti, scoprono anche, come dire, un'intimità fatta della capacità di ferirsi e anche di ridere insieme, perché poi il film è anche molto divertente, e questo in qualche modo li porta a ripensare a quello che sono e a ritrovarsi. Noi non sappiamo se alla fine si lasceranno o meno, quello che sappiamo è che questi 14 giorni sono un tempo di arricchimento per la loro coppia, e quindi questa vacanza barra quarantena barra reclusione in una baita di montagna con fuori una valanga da cui non si può uscire, di far passare da un momento in cui si detestano a un momento in cui forse continuano a detestarsi ma si conoscono meglio. In che modo lo scorrere del tempo influisce sia sulle dinamiche sia sul linguaggio della coppia? Vuoi rispondere tu? Non ti so dire, è una domanda complessa. Forse sempre influisce tempo che abbiamo a disposizione per un confronto, e voglio dire, non saprei esattamente, certamente c'è un'influenza. Nel caso dei nostri personaggi, come diceva Ivan, dà loro la possibilità di una maggior conoscenza. C'è una caratteristica, scusa se ti interrompo, nella messa in scena, cioè nel passare di questi 14 giorni, al di là del testo, no? Che nei 14 giorni fa fare un'esperienza, a questo si è sovrapposto poi nella messa in scena un'esperienza che abbiamo fatto insieme, che è quella dei 14 giorni in cui è stato girato il film. E questo è per me e per loro è stato molto interessante sulla crescita del personaggio. Assolutamente. Ma secondo me, diciamo, è proprio. In questo senso io trovo una risposta un po' metaforica, nel senso che questi 14 giorni sono una realtà ma sono anche metaforici, come l'appartamento è una realtà ma è anche uno spazio metaforico, no? Il luogo del confronto. Quindi io credo che poi quando decidi, per un motivo o per un altro, sei costretto a dedicarti del tempo, questo tempo sei tu che lo puoi arricchire, vivere, scegliere di vivere come credi. Chiaramente in questo caso noi veniamo, la coppia del film viene da un conflitto, perché c'è un tradimento, e però un tradimento spezza qualcosa di precedente e apre qualcosa di assolutamente nuovo. Quindi forse anche la possibilità di una nuova visione, di un nuovo sguardo, cioè il tempo che condiziona lo sguardo reciproco dell'uno sull'altro. E sicuramente poi è lo sguardo della coppia degli sceneggiatori, che sono Monica Rametta e Ivan Cotroneo, anche registi, e poi lo sguardo di noi come coppia, e quindi tutto questo è al quadrato. Effettivamente alla fine di questa esperienza cinematografica noi abbiamo non soltanto lavorato ad un film, ma abbiamo fatto un'esperienza
di coppia al quadrato, in cui tante altre si rispecchiano. Quindi io trovo che invece c'è stato un grandissimo arricchimento che è diluito anche nel tempo. Anche rivedendo il film abbiamo capito delle cose che magari facendolo ci erano sfuggite. Qual è stata la sfida maggiore nel dividere in questo caso vita privata e esperienza cinematografica? Questo tempo, sempre insieme, no Tommy? Sì, no, questa la sfida era contenuta nel progetto, una scelta di Ivan di avvalersi di qualche cosa che non era nel nostro controllo professionale, e cioè l'intimità di 20 anni di vita passata insieme tra me e Carlotta, e Ivan in questo senso aveva bisogno della nostra fiducia che noi gli abbiamo dato perché ci conoscevamo, e la loro stima nei nostri confronti è la condizione ideale per un attore. Noi siamo creature abbastanza fragili, che se ne dica, chi più chi meno, e abbiamo bisogno di sentire la fiducia, e quando sentiamo la fiducia allora abbiamo fiducia anche noi e possiamo affidare a lui qualche cosa che appartiene a me e a Carlotta, ma trascende me e Carlotta, è tutto il tempo, ancora una volta, che abbiamo passato insieme da quando ci siamo conosciuti. Però Ivan, racconti questa cosa della nostra produttrice, che quando erano dietro al monitor. Sì, la nostra produttrice, quando eravamo dietro al monitor, mi ha detto: tu hai fatto questo film per... stiamo girando, quindi era al monitor con me, vedeva le scene una dopo l'altra, e poi a un certo punto ha detto: tu hai fatto questo film per celebrare loro come attori e anche la loro coppia, e loro si lasceranno prima della fine delle riprese. In realtà non è stato così. Invece è una cosa molto curiosa che loro non sanno ancora, però la racconto a te molto volentieri, che ha a che fare con questo incastro così misterioso, perché io e Monica abbiamo scritto pensando a loro, e io volevo fortemente loro anche da regista, cioè il film è nato nelle nostre teste insieme a loro, loro hanno letto la prima versione del libro che ha tratto il film, e poi abbiamo... E contemporaneamente loro dall'inizio sono stati chiamati a fare dei personaggi che non erano loro, che io sapevo che corrispondevano in parte, ma a volte in versioni incrociate, delle cose di Lorenzo erano di Carlotta, delle cose di Marta erano invece a Thomas. E dopo la visione del film, una loro collega, attrice, ha detto: ma senti, ma io veramente il film mi ha colpito moltissimo, e pur conoscendoli bene ho scoperto delle cose della storia di Carlotta e Thomas, che cioè ha fatto una completa sovrapposizione, come se loro avessero portato, detto, sono stati anche molto generosi a rivelarti tutte queste cose che loro hanno vissuto. Io ho detto: loro hanno seguito un copione. Questo per me è stata una grandissima soddisfazione, perché per me ha detto delle cose, come dire, sulla felicità di scrittura che abbiamo avuto io e Monica, e ovviamente una cosa invece enorme sulla loro capacità, perché era difficile, io questo lo posso dire da regista perché lo so, era difficile fare quello che io gli chiedevo, cioè essere loro in quanto persone che hanno un'intimità di corpo, una presenza fisica che si conosce da 20 anni, ma essere altri da loro, perché dovevano essere Lorenzo e Marta e non Carlotta e Thomas. E loro hanno tenuto questo crinale come solo degli attori giganteschi possono fare, una cosa che mi ha... Io gli ho chiesto una cosa da farmi dono della loro intimità e contemporaneamente di essere se stessi dentro un personaggio, dentro dei personaggi che avevano poi poco in comune con la loro vita, perché per esempio loro hanno un figlio e Marta e Lorenzo invece non hanno figli, e loro sono stati, io sono ancora quando li vedo sono stupefatto dalla loro bravura e orgoglioso del fatto di aver lavorato con loro. Il figlio ha già visto la pellicola? Il vostro figlio? No, non l'ha visto ancora. Però, racconta tu, però abbiamo visto provare le scene. Noi provavamo le scene in casa, e quindi siccome sono tutte scene di litigio, lui entrava nella cucina, usciva per prendere una cosa, ma state litigando o lavorando? No, stiamo lavorando, ah, vabbè, ma è vero o è finto? Dicevo, vero o finto? No, ma lavorate? E quindi sì, certamente sì, sì, però portarlo all'interno della casa, credo provarlo anche all'interno della casa, questo per esempio è stato molto utile, perché sentivamo dove forzavamo, perché nel tuo contesto, nel tuo intimo, quindi provavamo a dire le battute dove non funzionavano, lo sentivi subito, e quindi dovevi cercare un altro modo. Quindi quando arrivava nostro figlio a dire ma è vero o è finto, era gol. Cioè, era la chiave di volta. C'è un pubblico, diciamo,
c'è stato prima un lettore di riferimento a cui in qualche modo pensava nella scrittura e poi un tipo di pubblico a cui si rivolge? Sicuramente un pubblico potenzialmente vastissimo, cioè tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza dell'amore e dell'intimità o che anche non l'hanno vissuta in qualche modo hanno paura di affrontarla. E come sempre, io ho sempre avuto questa cosa, io non credo, e comunque se esistono non mi piacciono gli autori che parlano solamente per parlare di se stessi e con se stessi, io scrivo e dirigo per parlare con gli altri. Quindi volevo condividere con il mio pubblico di lettori e di spettatori una visione dell'intimità che potesse suscitare un dibattito, un confronto. E questo ha messo, insomma, come dire, ha condizionato, secondo me felicemente, anche il tipo di impostazione registica che io ho dato al film, perché è un film in cui io ho cercato di nascondere il più possibile, non ho utilizzato musiche, ho usato un formato di 1:1:85, non un formato con le bande per dare un'idea meno cinematografica, perché quello che chiedevo e che chiedo adesso al pubblico anche di Paramount Plus è l'immersione in questa esperienza di coppia, in questi 14 giorni, e quindi una riflessione, come dire, un confronto con quello che loro hanno vissuto. Per questo è il film anche in scrittura, nel modo in cui l'abbiamo messo in scena, privilegiando soprattutto la verità dei personaggi, parla di quelle piccole e grandi cose di ogni giorno che formano la vita di una coppia, che sono anche piccole, che riguardano i calzini sporchi, le unghie lasciate sul lavandino, le crisi di panico notturne, insomma degli argomenti su cui, come dire, non si fanno dei high concept, non siamo in un universo distopico, siamo nella realtà, e mi verrebbe da dire felicemente. Grazie. Grazie a te.